Avevamo 10 milioni di visite, poi 20, poi 30, fino ad arrivare a 100. Ma in due era ingestibile. Così vedevo tutte le azioni a Roja Directa. Era una piccola startup, ma ci davano tanti soldi. One, Chuck. Non riprendere indietro, cazzo. No, gli attori mentre si cambiano non li riprendo certamente, perché allora, non vorrei scandalizzare il pubblico. Come puoi vedere, questa è la mia postazione bastarda. Sono le zone dove abbiamo fatto per ora il set. Il set. Questi green screen, ci stanno tutte le cose dietro che in realtà non rimarrà verde. No, rimarrà verde perché noi lo facciamo brutto. Quello è Lulu. Ciao Lulu. Questa è la postazione del direttore delle cose carine. No, non solo perché la tua, allora la postazione delle cose carine. Anche, può essere. Questa è la prima sceneggiatura dove abbiamo quello, quello è Bill Gates. C'è? Oh, ciao. Mamma, sì. Ok, my friend. È più da braccio mettere la mano sopra o sotto? Sbocciato, vero? Eh? Bocciato. Decisamente. Ma che fate? Allora, questo è un piccolo segreto tra me e voi del backstage. Noi abbiamo il regista, anche detto Borsi, che sta dicendo all'attore come fare, perché anche l'attore non sa minimamente come fare. La luce scarseggia. Ciao. Se volete fare una bella ripresa, l'importante è portare una Fiat Panda nel set, perché senza una Fiat Panda le riprese non vengono. E va anche dicembre. Sexy. Dire, ma quanto è bello questo tramontone qua dietro, guarda, ah, che bello. Guarda che bello, mamma mia, che potenza. Si vede anche la luna. Che bello, vedi quanto. Vedi qui, si vede sta cagata qui. E poi dopo tu fai zoom. Che bella l'atmosfera, capito? Tutto è una questione di cinema, tutto questo. È una questione di inquadratura. Da che punto serve il mondo, lo vedi in un occhio diverso. No, come sta a merda qui. 5 minutes later. Inquadri. È morto. Purtroppo la carriera di MotoGP finisce qui. Non in verità per l'incidente, ma per la fine di fondi e... Avevamo previsto tutto. Sì, sì. A te dove... Ci abbiamo portato insieme, eh? Te lo ricordi? Oppure no? Te lo ricordi? Dove morire così? Non è Phil, bitch, Momo. Phil! Dei motorini che ci potevano servire. Ma visto la differenza? C'è un vecchio di merda! Porca troia! Staffetta, va, avanti 5. È come impervi portano moto. Oh, cazzo, corre questo! Non ne può più. Non c'ho più fisico di una volta, Mari. Com'è stata l'esperienza? Beh, l'esperienza dura. Mi serviva fare un po' di attività fisica. Efficiente. Guarda. Adesso è il sudore. Sarà pulita perché ho appena fatto la doccia. Sì, dicono tutti così. Guarda, go! Go! Fino a quando un giorno tu hai conosciuto Frank, il genio di informatica, capito? Frank, il genio di informatica. Vabbè, quindi due quinte ce la fa, la quinta, adesso questa ve la spiego, ce la fa. Immaginatevi la macchinina, no? Questa è la macchinina. Questa arriva alla macchinina. L'inquadratura sta. Piccio, se ti sposti, fai fermo. Vabbè, stai inquadrando la penna, io la macchinina. A te una macchinina. Allora, per quanto arriva la macchinina, questa è la macchinina. La e la qui macchina. C'è il qui c'è il mino, no? Un attimo. Quindi. E qui arriva Momo che gli fa. Oh fra, porca gioia, fermati. E quindi si vedrà. In quest'angolo qui in basso a destra la macchinina e esatto, e qui c'è Momo che lo ferma. Poi dopo facciamo il controcampo, quindi si vedrà la macchinina da quest'altra prospettiva. Qui si vede la macchinina con l'autista qui e Momo che gli lava il vetro. Ottimo. E
poi scavalchiamo il campo, così diamo un senso di disagio al colpo. E beh, se... sicuro che non è proprietà privata, però il campo magari può entrare dentro. Dipende se c'è il contadino, se non okay, c'è il contadino se è meglio. E da vabbè, quello lì. E da qua si vede Frank che gli frega il telefono e scappa via. Ottimo. E poi riprendiamo il controcampo da lì, che quello lo facciamo tutto in seguito, che prende e scappa. Esatto. Ecco com'è l'esperienza della recitazione. Bellissima. Com'è? L'esperienza, Madonna che. Quando passiamo su da te però. Vai Pitto. Sì, sì, vai Pitto. Vai Pitto. Vai Pitto. Andiamo. Fine giorno 1. Cioè giorno. Che giorno è? 2. Giorno 2. Fine giorno. Non so contare. Quello. Benvenuti al giorno 3 delle ripresine alberi. Guarda che bello, c'è l'arcobaleno! Oggi abbiamo raccattato anche l'altro operatore. Aspetta, dov'è? Quanto è carino l'altro operatore? Cazzo, hai detto mia madre? T'ho sentito, eh. Comunque non vorrei dire, ma è compleanno del panico! Tanti auguri a te! Ciao! Tanti auguri a te! Hai cat. Ciao gatto! Ciao! Non è la camera del backstage, però abbiamo raccattato un abetto per la scena. Cioè, vorrei dire, ma... Che ignoranza. Dopo, io direi che dovrei provare a chiedere che fammi fare un giro. Sì, pure. Stonks. È arrivato Corriere Arabo. Oh, ma che è sta roba? Signore, scusa, lascia che mi presenti, sono Li Ahmad. Abbiamo parlato ieri al telefono. Ma levatevi, ma chi ve vuole? Andiamo a sputare adesso. Sicuro. Torniamo sempre a Montefago lì il campo. Che cazzo? Mi pizzica la gola. Comunque sono le 4:20. Bentornati a quello che dovrebbe essere l'ultimo giorno di riprese. Dovrebbe? Ah! Abbiamo il batto? Ok, questa è la scena 11. Prendi una donna norvegese, una reazione impossibile, mentre una invece so, non so fai vlog. Urla, sbraita, si dispera, si strappa i capelli. Esattamente. Su. Comunque Filippo mi ha detto di dare le mie impressioni, quindi vi dirò quello che faremo oggi. Diciamo io oggi farò la scena 11 e apparirò come operaio, in cui il signore qua presente mi vuole licenziare, perché cioè no, in realtà non mi vuole licenziare, questo me lo so. Ne abbiamo tassate tante, Jamal. Prima esatto. Hai fatto autista, poi operaio, esatto. Jamal, non ti lui posso licenziare, non è, così a cuore. Non è come i bianchi ricchi, i neri ricchi sono sempre più buoni dei bianchi. Sì, perché noi ci ricordiamo del nostro passato, esatto, quello che abbiamo passato, quindi esperienze del ghetto e il rispetto. Cassone, guarda che labbri screpolati che c'ho. Vai con Sciacco. Video Shiko, scena 11, scivola 4. È tipo cosa? È tipo Jurassic World, dire. Sulle ginocchia, stangata sulle ginocchia. Ciao, Lakito. Beh. L'amore ai tempi del coronavirus. Ci vediamo dopo. Quindi Sardegna vorrebbe dire una cosa. Una cosa che pio- cioè, che mi dispiace per Roberta tantissimo. Roberta! C'entriamo un cazzo noi. Il Momo in verità ci sottopaga e noi siamo degli schiavetti. Vi paga? No, neanche ci ecco. Paga, siamo proprio schiavi. Ma questo è un. Ciao. È il backstage. Guarda ste 2003, mamma mia, ste 2003. Voi ovviamente fate casino come. Esatto. Piccio più dietro, piccio più dietro! Azione! Eccolo qui, facciamo una domanda. Signora Lì, una domanda. Scusi, scusate. La vorrei riprendere, scusate, anche se siete tutti quanti presenti. Non vorrei dire, ma abbiamo appena ufficialmente concluso l'ultima ripresa per il video dello Sico. Grazie a tutti! Ciao a tutti, ciao Andrea. Che carini. È stato bellissimo. Guarda quanto piove Verso che ora sei arrivato? Esci la patente, esci.
adesso c'è da sistemare tutto quanto. Ciao.